direzione giusta. Forse se... Acceleriamo le cose. Da qui dovrebbe funzionare. Ben fatto. Al tuo servizio. Ah, la luce di Alfheim. Che meraviglia. Niente. Che succede? L'ultima volta lì dentro potevo sentire la mamma, ma ora no. La sua anima è con la luce ora, legata a essa da forze più antiche di Odino. È in pace ora, Atreus. Lo spero. Quando mio padre è entrato nella luce, ha sei detto... Sei entrato nella luce di Alfheim? Sì. Eppure sei qui, sano di mente e decisamente non ridotto in cenere. Devi dirmelo, Kratos. Cosa hai visto? Quel ricordo è solo mio, ma per me sono passati solo istanti. A me non sono sembrati istanti. Ero in trappola. Atreus ha superato molti ostacoli per salvarmi. Posso solo immaginare. Beh, il trittico di Groa ci attende. Hai mai incontrato Groa? Molte volte. Ma era tormentata dalle visioni, perciò parlare con lei era complicato. Per non dire peggio. Andiamo. Ci siamo quasi. Hanno cambiato un po' di cose. L'altra volta c'era della roba d'Arnia qua giù. C'erano così tanti elfi scuri, io... Finora pensavo che il re degli elfi scuri... Che gli elfi scuri fossero... Tyr. Sì? Ma aiutammo la parte sbagliata. Sicuro che sia la domanda giusta? Io... Qual è la domanda giusta? C'è una parte giusta. Esatto. Cosa ne pensi, Atreus? C'è una parte giusta in questa guerra? Io... non lo so. Allora forse non dovresti schierarti. Eccolo. Ah, ce l'avete fatta. Benvenuti. Oh, wow. Sembra utile. Dammi tutto. Eppure in condizioni perfette. Credi nel destino, Sindri? Oh, certo che no.
Pensi che mi laverei così tanto le mani se quello che faccio non fosse importante? Solo una persona può sindacare su come viviamo la nostra vita. Noi stessi. Perfetta. Devi esserne fiero. Huh. Potrebbe essere la mia creazione migliore. Ai giganti è sempre piaciuto nascondere i segreti in bella vista. Guardate questo! Ah, sì. Qui Groa sta cercando il suo marito perduto. Era determinata a trovarlo, meditò per intere settimane. Sfortunatamente trovò qualcos'altro. Una visione del Ragnarok. Odino seppe della visione di Groa. La cercò e le chiese un consulto privato. Pare che non gradì ciò che gli disse. Il Bosco di Ferro è... Non so cosa sia. Il mitico santuario dei giganti. Curioso. Quindi è a Jotunheim. So che alcuni giganti lo credevano, ma il Bosco di Ferro non esiste. È un concetto, un paradiso metaforico. Non è reale. Groa avrebbe chiesto di riportare a Jotunheim le sue ceneri perché la sua anima trovasse pace nella luce. Dubito che Odino abbia rispettato il suo volere. Il campione. Penso che dovrei essere... Io. Presumi un po' troppo. Meglio non prendere queste astrazioni alla lettera. Le profezie sono ingannevoli per natura. Anche se alcune sono più chiare di altre. Il Ragnarok. Sì. La fine di tutto. Quindi è così. Non possiamo fare nulla per impedirlo. Deve esserci un modo. Se no, perché nasconderlo? Tyr, questo è ciò che abbiamo visto. Sei tu. Combatti nel Ragnarok. No. Io non... Non posso. E questo che cosa? Questa sì che è una novità. Asgard viene distrutto. Ma gli altri regni prosperano. E Odino muore. Ha mentito. Groa ha mentito. Certo che ha mentito. Odino ha creduto a una falsa profezia. E allora possiamo vincere il Ragnarok. Possiamo battere Odino! Noi non siamo presenti lì da nessuna parte. Ma c'era Tyr a guidare l'attacco contro Asgard. E poi c'era l'esercito di El. E gli Elfi. Il campione. Va bene. Chiunque sia, non importa. Ma per la prima volta sappiamo qualcosa che Odino non sa. Noi possiamo vincere! Tyr? Non sarà una profezia a influenzare le mie scelte. Ma noi ti abbiamo visto! No, Atreus. È sbagliato. Vieni. Noi dobbiamo parlare. Ci siamo.
Non possiamo fermare il Ragnarok, però possiamo vincerlo. Se Asgard viene distrutto, Odino non sarà l'unico a morire. Deve esserci un altro modo. C'era una cassa Nornana qua giù. Immagino l'abbiano spostata. Forse prima è meglio se usciamo da qui. Concordo. Bomba di luce, occhio! Sì, fagliela vedere! Arrivino altri. In arrivo da dietro. Quanto puzzano. Concentrati. Elfo chiaro a sinistra! Oh.
Finita. Non è ancora finita. Io... Andrà tutto bene, Tyr. Hai visto cosa accadrà? Ho detto che non mi sarei unito alla guerra, eppure sto trascinando un elfo innocente. Innocente? E mi sto preparando a distruggere Asgard. Che scelta abbiamo? C'è sempre una scelta. Io non vi guiderò in battaglia. No. Non sono più... Non voglio combattere, ma con voi tre non ho scampo. Il vostro cammino porta a innumerevoli morti, a impensabili dolori e sofferenze. Oh no! No! Atreus! Dannazione! Resisti! Di qua! Le tue catene! Sei ferito? No, signore. Ehi, Tyr. Grazie. E mi dispiace per prima, io... No. A me dispiace. Non sarei dovuto venire.
Ora andiamo. Io voglio solo fare la cosa giusta. E secondo la profezia... Basta parlare di profezie. La guerra non ti darà ciò che cerchi, Atreus. Solo morte. Quindi cosa dovremmo fare? Arrenderci? Non fare nulla? Basta! Discuteremo di cosa fare quando saremo fuori pericolo. Scuri, provvidenziali. Non ne posso più di combattere. Perché non ci lascia più? Andarcene. Da qui! Andiamo! A sinistra, fratello! Ah!
Dall'altra parte! Continua a spingere! Possiamo andarcene ora, per favore. Ci siamo quasi. Di qua. Tyr, noi... Apri il passaggio. Vuoi la guerra, Atreus? Guarda cosa ha lasciato questa nelle terre aride. Io ho già visto fin troppe cose. Non c'è fretta. Dovremmo esplorare questo deserto.